Tutti e benvenute su un nuovo video qui sempre sulla casa di Serena. Allora, sono talmente struccata, mi manca solo di lavarmi i denti. Mi sono lavata, mi sono vestita in modo molto domestico. Oddio, sembra enorme come al solito con queste inquadrature simpatiche. Comunque, oggi vorrei fare un sacco di cose, aspettate. La questione sanitaria, non mi viene di chiamarla emergenza, comunque la questione sanitaria che sta vivendo l'Italia in questo periodo, come saprete ben tutti, fa tenere le scuole chiuse. Ho i ragazzi a casa e sinceramente, vabbè, riesco a far poco. Dicevo, ho i ragazzi a casa da quasi una settimana, anche perché c'è stato il carnevale di mezzo, e in realtà riesco a fare comunque le mie cose, però mi è difficile girare, anche perché sapete che con le nuove impostazioni di YouTube io preferisco far comparire i minori quantomeno possibile nei miei video. Comunque lì ci sono i panni che ho ritirato ieri pomeriggio in fretta e furia, perché qui ha cominciato a fare un acquazzone inaspettato. Oddio, mi sono struccata manco la schifezza. Dicevo, i panni, i cuscini del letto, quelli là decorativi. Adesso io inizierò con il cambiare le lenzuola mie, cambiare le lenzuola di Vittorio. Il tempo non è il massimo, però comunque mi permette di stendere, sperando che si asciughino in giornata. L'importante è che, cioè, le lenzuola umide, poi farle finire sui termosifoni è un casino rispetto ai panni normali. Volevo sistemare il soggiorno, il mio studio, diciamo, stoffe e stoffine, c'è un macello. Non utilizzo anche la Big Shot, fra l'altro, da una vita, e mi andava di fare qualcosina. Semmai oggi riordino, così domani a giornata libera posso sistemare. Io sto evitando di uscire per quanto riguarda i luoghi di assemblamento, tipo parchi giochi al chiuso, cinema, cose così. Non è che vivo nella paura, vi dico la verità. L'unica cosa è che ieri Giordana aveva 37 e 1, e quindi io penso che questo weekend in realtà più nel rispetto degli altri, che peraltro staremo a casa perché suppongo abbia preso freddo domenica. Quando siamo andati a fare il nostro intervento di bonifica in piazza, lei a una certa, giocando con un'altra bambina con il monopattino, con la palla, si è tolta il giubbino. Aveva caldo, sì, avevo esagerato nel vestirla, però non si sa mai, cioè, questo tempo è veramente incredibile, è stranissimo. Quindi io inizio e mi do da fare. Non vi ho detto una piccolissima novità. Allora, questo rubinetto gocciolava e dovevo cambiare la cartuccia interna, che costa all'incirca una della idea standard 40 euro. Quando l'idraulico è andato a cercarla, dato che questo lavabo l'avevo messo quando sono venuta a vivere qua circa 12 anni fa, mi ha detto che la cartuccia a tre fori non c'era più, dovevo cambiare tutto il miscelatore. Ovviamente mi è preso un colpo, perché ho detto chissà quanto mi verrà a costare, e invece tutto il rubinetto, ovviamente con la cartuccia interna, costava 50. L'ho fatto uscire, a lui non è il massimo, vi dico l'età, mi piacciono un po' più tipo questo, vedete, qualcosa all'antica, va? E settimana prossima mi faccio cambiare anche quello del bidet, così ce li ho abbinati. Non volevo fare la spesa tutto insieme, anche perché il cambio mi è costato circa 20 euro, quindi ho dovuto spenderne 70. Però quanto è bello averlo tutto pulito, tutto lucido. Questo no, anche questo è cambiato, questo ovviamente non la corona della piletta. E quindi io per fare questo intervento ho dovuto comunque smontare tutto qui. Ora stavo riorganizzando, ma posso togliere la mia scatola segreta perché quel periodo mensile è finito. Io quando il mio periodo mensile prendo questa e la metto sulla finestra all'occorrenza. Adesso finalmente bye bye ciclo. Per questo ciclo abbiamo già dato. Ecco perché c'era più spazio ieri. Questa mi sa che la devo infilare qua. E questo c'entra. L'idraulico mi ha anche sistemato i tubi. Questo tubo era molto più lungo, quindi io qua non potevo tenere nulla. Mi penzolava praticamente qui.
Come potete ben vedere, oggi la mia giornata è stata lunghissima e non è finita, perché ho dovuto mettere sul minestrone per pranzo, eccetera, eccetera. Io mi avete vista usare in bagno i guanti gialli, che erano quelli che una volta utilizzavo per il balcone, i pavimenti, eccetera. Devo andare a comprarli perché il vento di questi giorni mi ha fatto cadere i guanti giù. E ahimè, la signora al piano terra non ci abita più, non c'è nessuno. Dovrei recuperare anche i calzini dei bambini, ma dovrei chiedere all'amministratore se ne ha le chiavi. Però solitamente vi dico la verità, quando mi cade giù un calzino lo butto, perché perché mi fa schifo, è la mia pecca, lo so. Comunque niente, io continuo perché devo dedicarmi ai pavimenti. Ecco tutta la biancheria rigorosamente divisa. Io spesso mi metto sul letto qui sul divano, comoda, per componente della famiglia, e ogni volta noterete che quando facciamo i scuri non ci sono slip di Giordana, perché scuri non li porta. I panni da stirare erano prevalentemente panni da stirare, infatti la cesta, che è bella grande, è già piena. Questa tuta in acetato non si stira, la utilizza Giordana per la palestra. C'è anche il suo body per la ginnastica artistica, che ora gli sistemerò direttamente nello zainetto. Ultimamente la cesta dei panni ce l'ho lì. Comunque io volontariamente non avevo terminato di decorare il letto, stanno i cuscini là a prendere aria, e adesso stenderò. Allora, mi avete visto mettere la pasticca e la lavastoviglie, non l'ho potuta far partire perché la lavatrice, vi ho fatto anche il segno, girava ancora. Stendo le lenzuola mie e divitti, così parte la lavastoviglie e mi metto a fare il pranzo. Però il video lo chiudiamo qui. Dicevo, il video lo chiudiamo qui, spero che vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto che vi abbia spronate a dedicarvi alla casa. In questo periodo lo sto facendo tantissimo proprio perché siamo chiusi in casa da un po'. Fra l'altro non vi ho fatto vedere il mio studio lì perché, allora, il tempo che io metto sul pranzo e mi dedico ai pavimenti, la mattina sarà bella che è andata, e io dopo pranzo non ho tutta questa voglia di fare. Vi dico la verità, a volte capita che mi sto un'oretta sul divano, non dormo, però mi riposo un po', e quindi non mi va di iniziare se poi non lo termino. Fra l'altro mi sarà molto difficoltoso lavare il pavimento perché Giordano ha cacciato fuori la villa di Barbie, sta giocando con le Barbie, la macchina di Barbie, il cavallo di Barbie, il marito di Barbie, l'ambulanza di Barbie, casino. E l'ho fatta mettere in salotto perché c'è più spazio, poi perché qui è tutto aperto e non volevo che stesse in mezzo alla corrente. Però è una bellissima giornata. Fra l'altro io sarei dovuta uscire perché a breve devo cambiare gli occhiali e volevo andare a fare il controllo al negozio. Scusate interruzione. Per pranzo farò passato di verdure per i bambini e i rotolini col wurstel. Praticamente si prende la pasta sfoglia, si arrotolano i mini wurstel, si mettono in forno, però per non farli venire asciutti io vi consiglio di bucherellare la pasta sfoglia. Magari qualche volta la faremo qualche ricetta, anche se non è che sono così, diciamo, non faccio cose molto elaborate. Li bucherellate e li spalmate con il rosso d'uovo, viene una cosa stupenda. Magari un po' di chicchi di sale grosso, un po' pestato, non troppo grosso, oppure il sale fino, e vengono buonissimi al forno. Non vi so dire cotture eccetera perché io vado a occhio, sono una che fa molto a occhio, non seguo manuali eccetera. E niente, è stata una mattinata abbastanza proficua. Io spero che continui a fare una bella giornata anche domani e dopodomani, domani che è sabato, sì, così mi lavo il divano, i peluche che sono sul letto dei bambini, i plaid ogni tanto, diciamo i plaid li lavo quasi ogni volta a settimana ultimamente, no, va, 15 giorni i due plaid del divano, e siamo a cavallo. Per il resto ho già spolverato per fortuna ieri o l'altro ieri, quindi non mi resta granché da fare. Un'altra cosa che vorrei fare in questi giorni sono le ante della cucina, magari quello lo faremo insieme perché ogni tanto ce n'è bisogno. Però a livello di
Cioè, sto pulendo quasi sul pulito, vi dico la verità. Però mi annoio, in questi giorni mi annoio. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, condividetemi sulle vostre bacheche perché così più siamo e meglio è, come vi dico sempre. Un bacio da la casa di Serena. Ciao!